Ciao a tutti da Borgo Cardigliano. Siamo nel Salento. Pronti ad allenarvi? Iniziamo col riscaldamento. Ricordate che io lavoro a specchio, la mia gamba sinistra e la vostra gamba destra. 4, 3, 2, divari con le gambe marciando. Sposto il peso a destra. Sono 4, 3, 2, sulle spalle. E 4, e 3, e 2, circonduzioni alternate. Ampio il movimento. Ancora. 4, 3, 2, attenzione. Singolo, singolo, 2 al centro. Singolo, singolo, 2. Ancora. Ultimo. Step touch. Porta dietro il tallone, le curl. 4, 3, 2. Sul ginocchio, step knee. Dietro il tallone. Su, su. Ancora due volte, leg curl. Knee up. Leg curl. Su. Repeaters. 4, 3, 2. Lascia dietro il piede. Schiaccia bene il tallone verso il pavimento, allunga il polpaccio. 4, 3, 2, sul ginocchio, porta bene il piede lontano, spingi il bacino verso il pavimento, il ginocchio è in linea col tallone. Fletti la gamba e ruota verso destra. Torno al centro, avvicino. Su, fuori l'aria e ancora su, bene, arrotonda la schiena, fuori l'aria, sali srotolando, marcia a sinistra, divarica le gambe marciando, two touch, sulle spalle, circonduco. 4, 3, 2, si cambia e 1, 1, 2 al centro, singolo, singolo, 2, ancora, è l'ultimo, step touch, leg curl, gamba dietro, sul ginocchio, step knee up, leg curl, knee up, knee up. Leg curl. Ultimo, step knee up. Repeaters. 4, 3, 2. Lascia il piede dietro. Schiaccia forte il tallone verso il pavimento. Allunga il polpaccio destro. Sul ginocchio, su. Sposta dietro. Ginocchio perpendicolare al tallone, mantieni il busto dritto, fletti la gamba dietro e vai in torsione, stiamo allungando lo psoas, torna al centro, mani sulle cosce, sali, fuori l'aria, ancora, su, sali srotolando. Marcia a destra, voglio uno step touch verso destra, 5-6 step touch, 4-3-2 verso destra, step side, step touch, oggi facciamo un lavoro un pochino più di cardiovascolare, ancora, 4-3-2, stessa cosa spingendo con le gambe, galoppo, ancora, ancora uno,
Rimani sul posto. Voglio degli squat alternati. Destra, sinistra, squat side. Apro. Il busto rimane perpendicolare. L'idea è quella di sedersi dietro. Piega bene le gambe. 4, 3, 2. Si riparte col galoppo. Qua. Squat alternati, destra, sinistra. Giù. 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 Galoppo. Ancora due. Squat alternati. Scendi. Scendi. Step touch. Due. Ritorna. Ancora. Subito il galoppo. Se non vuoi saltare, mantieni i due step touch. 4, 3, squat side, alternati. Qua. Giù. Ancora. Scendi. Stiamo lavorando bene sulle cosce, eh? 4, 3, 2, galoppo. Nel frattempo sale il cuoricino. Parametro fondamentale per bruciare grassi e calorie. Squat side. Giù. Giù. Quattro galoppi. Ultima volta. Squat side. Marcia destra. Step touch destra. Sul ginocchio, knee up. 4, 3, 2, repeaters. 2, 2. Ancora. Attenzione, stesso passo, incrociando la gamba dietro. Diventa un cross back. Su bene il ginocchio. 4, 3, 2, step touch. Voglio la stessa cosa, ma ci aggiungiamo un movimento di braccia. Alziamo un pochino di più la frequenza cardiaca. 4, 3, 2, cross back, braccia. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, step touch. Si parte da piedi uniti. Un bel passo laterale, a fondo laterale con il busto perpendicolare al pavimento. Si torna in knee up. 4, 3, 2, si va giù, giù. Ancora. Ancora. Ultimi quattro. Marcia. Col cross back. Cross back, cross back. Su. A fondo laterale. Giù. 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 Cross back. Hip. Ancora uno. Ultimi affondi, giù, giù, step touch, sul ginocchio, 4, 3, 2, repeaters, 2, cross back, incrocia dietro. Due. Inseriamo le braccia. Si va. Su bene. 4, 3, 2. Dammi lo step touch. Step.
Si parte da piedi uniti. Andiamo a fare un affondo a sinistra. Prima lentamente, passo lungo, si piega la gamba, busto dritto, il piede leggermente aperto in fuori e si torna in posizione di equilibrio. 5, 6, 7 e giù. Giù. Scendo. Ancora. 4, 3, 2, cross back, sinistra. Quattro affondi, si va, giù, 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 cross back. Sentite come sale la frequenza cardiaca? Ancora, affondo, scendo, scendo. Ultimi cross. Step touch, step. Perfetto. Adesso uniamo il primo pezzettino al secondo. Prima basso impatto. Step touch, due, verso destra. Ritorno. Ancora. Cross back. Su. Ancora uno. Step touch, stai qui. Due, verso sinistra. Cross back. Tre. Due. Uno. Step. Perfetto, lo ripetiamo, è ancora basso impatto così recuperiamo un pochino, si va. Cross. Step touch. Sono due. Cross back. Step touch. Ok, proviamo a fare i galoppi. E nel cross abbiniamo le braccia. Quattro, tre, due, galoppo, spingi, ancora due, cross back, su, su, step touch, galoppo, ancora, cross con le braccia, giù, step touch, ultima, si va, ancora. Cross. Ancora uno. Step. A sinistra. Spingi con le gambe. Cross back. Step touch. Molto bene. Inseriamo la tonificazione e mischiamo. 4, 3, 2, galoppo, ancora due, squat side, destra sinistra, giù, giù, galoppo, squat side, destra sinistra, marcia. Subito il cross back. Si va. Uno. Due. Tre. Step knee up. Knee up. Giù. 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 Step touch. Cross back. Affondo. Giù. Due. 3. Marcia. Tutta da capo. Proviamo a mischiare. 3, 2, galoppo. Ancora. Side. Ancora 2. Subito il cross back. Primo. Secondo. L'affondo. Si va. Giù. 2, 3, da capo il galoppo, squat side, scendi, giù, giù, il cross back, 3,
2. L'affondo. Scendi, risali, giù. Ancora 2. Ultima da capo. Galoppo. Ancora. Squat side. Cross back. Sono 3. 2. L'affondo. Giù. 4. 3. 2. Il galoppo. Ancora. Squat side. Alternati. Giù. Giù. Cross back. L'affondo. Giù. E marcia. Perfetto. Dammi lo step touch. Step. Possiamo prendere il nostro tappetino e andiamo a fare una tonificazione della parte superiore del corpo. Andiamo a lavorare sui piegamenti. Ci mettiamo in quadrupedia. Le braccia sono divaricate con le spalle che cadono sopra le mani. Pancia dentro. Si piegano le braccia spingendo i gomiti in fuori. Si distendono. In due tempi si va. Scendi. Sali. Scendi. Su. Ancora. Scendi. Su. Scendi. Ancora, ancora. 4. Stendi. 3. Su. 2. Su. 1. 8 singoli. Forza. Stiamo lavorando sulla muscolatura del petto e nella distensione delle braccia. Lavora anche il tricipite. 4. 3. 2. E cambio. Schiena a terra. Gambe flesse. Mani dietro la nuca. Una sull'altra. Poggiate bene il capo. Salgo in due tempi, scendo in due. Sali. Scendi. Su. Lavoro sul retto dell'addome. Butta bene fuori l'aria. Il capo è ben poggiato sulle mani. Tra il mento e lo sterno c'è un pugno di distanza. Spingi forte la pancia in dentro. Senti bene la zona lombare aderente al pavimento. Stacca le spalle fino alla linea inferiore delle scapole. 8. Giù. 7. Giù. 6. Giù. 5. 4. Scendo. 3. 2. 1. 8 singoli, si va. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Rimango su, piccole pulsazioni. 8. 7. 6. 5, 4, 3, 2 e rilasso. Mi metto in quadrupedia e ripeto i piegamenti. I piegamenti sono un esercizio a carico naturale che potete fare ovunque. Non avete bisogno del peso. Mani sotto le spalle, in due tempi. Giù, su, scendi, su, scendi. Su, scendi, tieni i glutei stretti e la pancia in dentro. Se è troppo difficile puoi portare le braccia un pochino più indietro e scaricare un pochino di più il peso sulle gambe. Più sei in avanti e più è faticoso. Scendo, scendo, salgo, scendo, scendo. Singoli si va. 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 e recupera. Di nuovo schiena a terra. Lavoriamo ora sempre sull'addome, ma sull'inserzione bassa. Solleviamo tutti e due i piedi da terra. I piedi cadono oltre la linea del bacino. Da questa posizione spingo i piedi al soffitto e torno giù. Fuori l'aria. Scendo. Su. Ancora. Sali. Scendi. Scendi. Sali. Il bacino si solleva quanto basta per far contrarre l'addome, quindi non spingete i piedi al soffitto, non serve a niente. Su, scendo, sali, scendi, ancora, su, giù, su, singoli, si va, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mani dietro la nuca, le due inserzioni insieme, busto e gambe insieme, chiudo, fuori l'aria, 8, questo è quello più faticoso, su, ancora 4, 4, 3, 2, rimango su, piccole pulsazioni, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e giù rilasso. E possiamo passare allo stretch. Gambe divaricate, semi piegate, braccia in alto. Butto fuori l'aria, arrotondo la schiena, spingo il bacino in avanti, risucchio l'ombelico. Su, inspiro. Braccio destro, mi allungo, fletto lateralmente il busto, non appendete il capo ma lasciatelo alto. Ruoto e schiaccio il tallone verso il pavimento. Braccia fuori, sollevo il ginocchio, tengo l'equilibrio. Impugno con la mano destra il dorso del piede, retroversione del bacino, sto allungando il quadricipite. Guardate un punto fisso per cercare di non perdere l'equilibrio. Cambio sul ginocchio, lo porto dietro, lontano e sento allungare la parte posteriore della coscia sinistra. Passo al centro, mani a terra e distendo le gambe. Sto allungando gli ischio crurali sempre. Piego tutte e due le gambe, mani sulle cosce, salgo srotolando. Un bel respiro, braccia in alto, fuori l'aria, spingo la pancia indietro. Retroversione del bacino. Su, inspiro. Me ne vado lateralmente, fletto il busto, non appendete il capo, mantenete il capo alto e allungatevi. Ruoto. E schiaccio il tallone sinistro verso il pavimento, sto allungando il polpaccio. Porto sul ginocchio, equilibrio. Dietro la gamba, con la mano sinistra, impugno il dorso del piede. Spingo la pancia in dentro, retroversione del bacino, sto allungando il quadricipite. Sul ginocchio, porto lontano, scarico il peso sulla gamba sinistra, sento allungare la parte posteriore della coscia destra. Passo al centro, mani a terra, distendo le gambe, rilassate le spalle, piego le gambe, mani sulle cosce e salgo srotolando. Anche per oggi abbiamo finito. Vi aspetta la prossima puntata.